Sul tema dell'occupazione indotta dai trasporti bisogna fare un po' d'attenzione perché è un'arma a doppio taglio. Quando si parla della TAV in Val di Susa, per esempio, e si dice che questo tunnel costerà sugli 8 miliardi di euro, si dice subito, ma questa è un'opportunità occupazionale notevole. Andando a vedere i dati che vengono proposti nei progetti, si tratta di circa 2.000 posti diretti e si parla di 4.000 posti indotti, quindi un totale di 6.000 posti. Qualcuno ha fatto un calcoletto cercando di tradurre quanto costa un posto di lavoro in rapporto all'investimento e siamo appunto su 0,73 posti per milione di euro, come a dire che ci costa l'ira di Dio un posto di lavoro. Ma andiamo più terra a terra e contrapponiamo all'alta velocità, appunto al tunnel, che è un caso un po' estremo, il trasporto pubblico locale su gomma, quindi il più povero dei modi di trasporto, per fare alcune considerazioni. La prima è che in Italia abbiamo all'incirca un parco di un 20.000 autobus in ambito urbano e di 27.000 in ambito extraurbano. Però in Italia questi autobus stanno invecchiando in modo terrificante, non si sostituiscono. L'età media di un autobus italiano è di quasi 12 anni e il 60% degli autobus in circolazione che hanno più di 10 anni. In Europa la vetustà media di un autobus è di 6 anni, quindi c'è qualcosa che non va. Altri dati, nel 2005 venivano immatricolati, era un anno tipo, circa 5.000 nuovi autobus, nel 2012 siamo scesi a 2.100, cioè non si comprano nuovi autobus. Si fabbricavano in Italia circa 3.500 autobus, parliamo di ieri, perché il 2005 non è poi tanto lontano, nel 2012 ne abbiamo fabbricati meno di 500, quindi 3.000 autobus in meno. Le risorse pubbliche per comprare autobus erano dell'ordine di 2,3 miliardi di euro nel 2005, sono diventate 0,11 nel 2012. Quindi qui stiamo mettendo in gioco l'occupazione esistente, altro che, se pensiamo a quello che sta avvenendo nel comparto appunto industriale. Irisbus è una delle società più belle che esistano al mondo, l'hanno messa in liquidazione, noi fabbricavamo fino all'anno scorso alcuni tra gli autobus migliori del mondo, quindi una società quotata con maestranze, con ingegneri, con capacità, che vendeva autobus in Italia e in Europa. Voi capite che nel momento in cui l'Italia stessa, che fa venire meno le commesse all'industria, la mette in ginocchio e quindi un patrimonio di conoscenze, ingegneria viene meno e ci troviamo gli operai per strada e poi tra qualche anno compreremo gli autobus dagli svizzeri, dai francesi e quant'altro e quindi è un'occupazione che viene meno e sono tanti. Ma tornando al discorso prima circa gli autobus, la dotazione standard italiana, non è quella europea, in Europa stiamo ancora meglio, è di un autobus ogni 1.000 abitanti. Cioè in città, una città di 100.000 abitanti dovrebbe avere, il conto è facile da fare in rapporto a questa statistica, dovrebbe avere un centinaio di autobus. Se andate a verificare ci siamo resi conto che la gran parte delle città italiane sta sotto questi standard, un buon 50-60%. Quindi per coprire il deficit e riportare su questo standard, che è uno standard, ripeto, italiano, in Europa stiamo su standard ancora migliori, occorrerebbe comprare 10.000 autobus. 10.000 autobus corrispondono a circa 40.000 occupati, perché ad un autobus corrispondono mediamente 4 addetti. Quindi se io ho un autobus, poi ci sono i turni, perché l'autobus è lo stesso, ma gli autisti cambiano, poi ce l'ha detto alla manutenzione e così via. In media è uno standard anche questo, ad un posto, ad un veicolo corrispondono 4 posti di lavoro. Quindi, e non parlo dell'ambito extraurbano, solo per mettere a posto, in ordine, i nostri conti come servizio pubblico urbano, su gomma, noi potremmo realizzare 40.000 posti di lavoro. È una cifra sicuramente interessante, ma su cui si pone poca attenzione. Per inciso si tratta di posti stabili, che durano una vita e che offrono qualità nella nostra vita sociale. Un'altra riflessione riguarda i treni. Qui la situazione è un po' più complicata e non voglio anche qui entrare troppo sul tecnicismo.
Per un treno mediamente occorrono due addetti, un controllore e un macchinista, però serve anche un addetto per la gestione e la manutenzione del deposito, mediamente un addetto per chilometro di rete, servono poi due addetti per 100.000 treni chilometri. Cifre analoghe le ritroviamo per i tram, per la metropolitana. Limitiamoci a fare un conto, anche qui semplificato. Le stazioni senza personale in Italia sono circa 1.700. Sono le stazioni, ho viste tante anche qui in Piemonte, abbandonate, lasciate al degrado, con immagini assolutamente impressionanti. Se ipotizziamo che in una stazione ci sia una copertura di due turni al giorno, ovvero mettiamo due persone a presenziare una stazione, e ne volessimo recuperare queste stazioni, noi potremmo realizzare 3.400 posti e recupereremmo un patrimonio estremamente significativo per la comunità, perché stiamo parlando di luoghi che spesso sono al centro dei paesi, sono le stazioni, quasi sempre sono luoghi che hanno un vissuto, una loro storia. Per non dire che esistono le stazioni molto belle, che sono anche patrimonio architettonico e di altra natura, ma vi sono stazioni appunto che sembrano al confine della realtà, al confine dell'abitato, e stanno al centro del paese. Gli anziani li ricorderanno perché erano i luoghi della socialità, ma li ricordo anch'io, che un po' anziano comincio a esserlo, cioè in stazione si andava per incontrarsi, per far politica, ci si incontrava per innamorarsi, si scambiavano i libri, si scambiava relazione, si incontravano quelli che venivano da altri posti. Oggi andare in stazione sembra quasi non ci appartenga, un luogo desolato da cui rifuggire. Ci va il clochard, se trova, riesce a sfondare un muro, una grata, proprio per evitare anche ai clochard il diritto di sopravvivere. Ci hanno messo le inferriate, il cemento, le placche metalliche, c'è una desolazione. Stiamo facendo un libro su queste porcherie per denunciarle, perché è veramente incredibile. Dare decoro a queste stazioni, farle ridiventare patrimonio pubblico, costerebbe quasi niente. 3.400 posti di lavoro però non sono da disprezzare. Abbiamo 7.000 chilometri lasciati inutilizzati di binari negli ultimi 10 anni. Molti sono binari di zone periferiche, collinari, montane. Facciamo l'ipotesi cautelativa di volerne recuperare un settimo, cioè 1.000, non 7.000, ma 1.000. Ebbene, ho fatto un po' di calcoli in rapporto all'esercizio e ho notato che si potrebbero occupare circa 4.600 persone per recuperare quindi 1.000 chilometri di linea. Quindi, facendo cose semplici però utili in fondo, noi potremmo generare circa 8.000 posti di lavoro. E quindi in pratica, se facciamo un po' di somme, sono numeri assai più importanti rispetto a quelli che abbiamo visto prima, no? Quelli della Val di Susa. Molti risultati, un risultato in termini occupazionali notevolissimo a fronte di una spesa estremamente contenuta. Ma c'è dell'altro che potrebbe essere messo in luce. Presa diretta, molti di voi l'avranno visto lunedì scorso, a parte che è emerso questo discorso che riteniamo scontato, ma non tutti lo accettano, è che la maggioranza degli italiani chiede appunto treni per percorrere brevi distanze. Secondo uno studio di Confcommercio, quindi non uno studio di cittadini o di accademici, come si potrebbe pensare, si è riusciti a quantificare quello che l'Italia butta a mare ogni anno. Se avessimo la rete capillare che ha la Germania, il nostro PIL avrebbe un più 20 miliardi di euro. E se avessimo investito negli ultimi 12 anni quello che la Germania ha investito per ammodernare le proprie linee ferroviarie, cioè se avessimo copiato i più bravi, avremmo generato un più 120 miliardi di euro di PIL. Sono numeri, sono, come dire, numeri anche stratosferici per certi aspetti. Voi pensate, 120 miliardi di euro, abbiamo parlato prima di 100 miliardi di euro per realizzare tutta l'alta velocità in Italia, e noi avremmo potuto, come dire, risparmiare e ottenere contemporaneamente un più 120 miliardi di euro. Forse avremmo fatto meglio. Qualcuno dice però non basta, bisogna trovare delle risorse, le risorse, le risorse, eccetera. Ma anche su questo si potrebbe discutere. Riporto qui un dato che comunque vorrei riverificare, perché a prima battuta può sembrare straordinario. Il Trattato di Lisbona è riportato, diciamo, un documento dei 5 Stelle.
Il Trattato di Lisbona stabilisce che ogni Stato può attingere direttamente dalla BCE denaro al tasso dell'1%, anziché del 6% con usuale che offrono le banche. C'è da considerare, ed è un fatto che credo sappiate, che le banche ormai non sono pubbliche, perfino la Banca d'Italia è un soggetto privato, quindi agisce come tutti gli altri istituti di credito, fa cioè interessi e non fa l'interesse della comunità, fa l'interesse di lobby. Con questo sistema, se noi realizzassimo quindi un istituto di credito pubblico, cioè se avessimo una banca italiana, nazionalizzata o nazionale che sia, potremmo risparmiare 5 punti su 6 ogni anno sugli interessi sul debito, che ammonta a 100 miliardi di euro. Su 100 miliardi di euro, se facciamo poco di conti, significa che potremmo risparmiare circa 80 miliardi di euro l'anno, una cifra anche questa molto consistente. Questo sta ad indicare che non c'è un problema di risorse, che le risorse ci sono e potrebbero essere ancora più cospicue, ancora più rilevanti. Il problema è pensare di fare delle cose utili. Lascio per ultima questa immagine per indicare, appunto, parlavo prima dell'industria autoferrotranviaria italiana. Noi abbiamo un gioiello, lo definiscono tutti un gioiello, Ansaldo Breda, fa parte di Finmeccanica, un colosso impressionante che fabbrica porcherie a non finire. L'unica cosa buona che fabbrica, appunto, sono i trenini, per il resto fabbrica elicotteri da guerra, missili, armi, di tutto un po'. E chiaramente poi c'è una schiera di omini che fanno i corruttori in tutto il mondo per specularci sopra. Bene, si vuol vendere questo gioiello perché si dice è una fetta non molto rilevante, poi a un mercato ci sono altre multinazionali disposte a comprarselo. Questo non andrebbe svenduto, al contrario andrebbe potenziato, perché c'è una storia anche dietro, che è patrimonio nostro, la storia di un'ingegneria delle costruzioni ferroviarie che ci vedeva protagonisti fino a qualche anno fa. Bene, ho stimato anche qui con alcune analisi un'occupazione indotta in rapporto a quello che abbiamo detto prima, che potrebbe essere dell'ordine di 5.000 posti di lavoro. Cioè noi potremmo creare per fabbricare materiale rotabile che serve all'Italia, senza contare quello che potremmo esportare o che già lo facciamo, circa 5.000 posti di lavoro, tra occupati diretti e indotto, perché spesso non lo si sa. Per esempio il caso dell'Ansaldo Breda di Reggio Calabria, ci sono circa 300 persone che lavorano nello stabilimento, ma ce ne sono circa 600-700 che lavorano fuori, perché le industrie esternalizzano tutta una serie di attività, perché le pagano di meno, evidentemente. Ma si tratta comunque di occupazione. E per questa ragione, ben altre che adesso non vi propongo e vado a chiudere, che abbiamo dato vita a un certo punto a un'associazione che sta crescendo e che sta assumendo, come dire, importanza anche nazionale, come il CIUFER. CIUFER è un po' un termine che richiama appunto il CIUF CIUF del treno, Comitato Italiano degli Utenti delle Ferrovie Regionali. Abbiamo cominciato per diletto e per scherzo, è diventato protagonista, ormai anche i media ci vengono a cercare, perché abbiamo creato una rete diffusa di comitati di pendolari a scala nazionale, partendo dalla Calabria. Questo è un fatto un po' singolare, ma come dire, simpatico, nel senso che ci siamo detti è inutile lasciare gruppetti di ragazzi che ogni tanto bloccano i binari e che poi vengono criminalizzati, vengono portati, denunciati e portati davanti alla magistratura, passano dei guai perché hanno protestato, perché stanno togliendo dei treni, una corsa o quant'altro. Aggreghiamoci e diventiamo un po' più furbetti, facciamo le battaglie insieme, le organizziamo in modo intelligente e facciamo male a questi signori, perché a noi ne hanno fatto già abbastanza. Quindi è ora di restituire un poco e di non porgere più l'altra guancia. Quindi ci stiamo organizzando in questa maniera, nel nostro piccolo, e c'è una slide che non ho proposto ma non ho fatto in tempo. Il 3 ottobre prossimo abbiamo dato vita alla prima giornata nazionale delle ferrovie, cioè stiamo istituendo, partendo dal basso, come CIUFER, Italia Nostra e Salviamo il Paesaggio, tre associazioni nazionali, ma pulite, pulite davvero. Stiamo organizzando una giornata che dovrebbe diventare emblematica, occasione di confronto e di lotta tutti gli anni. Quest'anno faremo l'inaugurazione in modo un po' spartano, proprio il 3 ottobre a Portici. Il 3 ottobre non è una data casuale, è la data in cui si è mosso il primo treno in Italia, tra Napoli e Portici. Abbiamo scelto Portici quindi come elemento emblematico. Avrete modo di trovare anche sul sito del CIUFER poi la locandina per chi fosse interessato, e proprio tra qualche giorno. Però ecco, partiamo da Portici, siamo in Campania perché vorremmo
un'Italia diversa. L'abbiamo unita, sta benedetta Italia, cerchiamo di conservarla unita, ma di qualità. Vi ringrazio.